L'ex ospedaletto verrà abbattuto per l'hospice pediatrico. A Fano sorgerà anche una nuova palazzina per le emergenze, diagnostica, camere operatorie e letti di terapia intensiva. L'assessore Baldelli fa il punto sui progetti sanitari e annuncia il Santa Croce riprenderà vita. Nasce nelle Marche il progetto Facciamo Rete. 58 associazioni del terzo settore offrono servizi gratuiti di assistenza contro la povertà, la solitudine e il disagio sociale. Ospedali Marche Nord, Giancarlo Titolo è il nuovo primario pro tempore di pronto soccorso e medicina d'urgenza. Difesa della Costa Fano è una cassa di espansione per evitare l'esondazione del fiume Foglia a Pesaro. L'assessore regionale Stefano Guzzi illustra i progetti finanziati per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. Una cabina elettrica di 6 metri nei giardini di Via dello Squero a Fano. La Lega lancia l'allarme e bacchetta il comune. Per i residenti è uno scempio paesaggistico. Al via una petizione. Il Giro d'Italia a cavallo, ecco l'avventura di Cristian e Furia che dopo 8 mesi di viaggio hanno fatto tappa anche a Fano, destinazione la Regione Puglia. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito nei nostri titoli, dopo la conferenza stampa di ieri della Giunta regionale che ha annunciato quasi 1 miliardo di euro per la sanità delle Marche, oggi abbiamo fatto il punto con l'assessore Francesco Baldelli. Previsti 16 milioni di euro per il Santa Croce, più di 7 per l'hospice pediatrico che a Fano finalmente diventa realtà. Ammontano 224 milioni e 200 mila euro i fondi destinati alla provincia di Pesaro e Urbino per una sanità più diffusa sul territorio, nuove infrastrutture, riqualificazioni, servizi e reti di prossimità anche attraverso la telemedicina, macchinari elettromedicali e strumenti tecnologici. Una cifra importante storica annunciata dalla Giunta regionale che ha presentato i progetti legati al PNRR e aggiornato il master plan dell'edilizia sanitaria, previsto complessivamente quasi 1 miliardo di investimenti. Assessore, innanzitutto ieri durante la conferenza stampa avete sottolineato il cambio di passo della Giunta Acquaroli. Sì, una svolta storica per la nostra regione che passa da una sanità centralizzata ad una sanità che restituisce i diritti ai cittadini marchigiani, così come nella provincia di Pesaro e Urbino, con interventi importanti su Fano e su tutto il territorio, senza distinzione tra costa e dentroterra, tra grandi e piccoli centri. L'assessore all'edilizia ospedaliera è poi sceso nei dettagli, a partire dal nuovo nosocomio che verrà realizzato a Pesaro, fino alle opere previste a Fano e al potenziamento del sistema sanitario nelle vallate del Cesano e del Metauro. Andiamo nella città di Fano, ecco qui importanti investimenti, su che cosa in particolare? Riprende vita l'ospedale Santa Croce di Fano, con un investimento molto importante, 16 milioni di euro, che è il primo di una serie di investimenti che vorremmo prevedere su quella struttura ospedaliera, con il quale realizzeremo una nuova palazzina per le emergenze, il che significa che costruiremo una palazzina con isolatori sismici che sarà disaccoppiata dal terreno e quindi in grado di lavorare senza accorgersi di quello che sta accadendo fuori, anche in caso di una grave crisi sismica. Lì vorremmo concentrare tutto ciò che riguarda l'emergenza, dalla diagnostica, una diagnostica separata per il pronto soccorso, alle camere operatorie, ai posti letto di terapia intensiva. Tutto ciò che serve per garantire il diritto alla vita di un cittadino nel caso in cui abbia bisogno di un servizio di emergenza-urgenza. Questo Fano lo avrà sul modello di altre palazzine che stiamo studiando per altri presidi ospedalieri della nostra regione. E finalmente la conferma dell'hospice pediatrico. La conferma di un altro importante investimento su cui stavamo lavorando da inizio legislatura, con la necessità di trovare e adeguare degli spazi. Il più idoneo ci è sembrato quello dell'ospedaletto, dove potremmo pensare a un abbattimento e riedificazione della struttura secondo i nuovi criteri di accreditamento dei servizi e per l'adeguamento di una struttura che deve essere appieno una struttura di alta qualità che guarda verso il futuro e non verso il passato.
Per quanto riguarda l'importo, ha precisato Baldelli, negli atti risultano 5 milioni e mezzo, ma a questi va aggiunto un altro 1 milione 750 mila euro per l'efficientamento energetico della struttura che sarà tecnologicamente avanzata. Per il resto della provincia abbiamo un importante investimento su Urbino di oltre 11 milioni di euro e su Cagli di 7 milioni di euro, non dimenticando poi tante altre risorse per adeguare le strutture di Pergola, dove vi sarà una ristrutturazione integrale, di Fossombrone e di Mondolfo. E il consigliere comunale di Fano Francesco Panaroni lancia la proposta di intitolare l'ospice pediatrico alla memoria di Alessia. Con entusiasmo, ha dichiarato Panaroni, accogliamo la notizia e lo stanziamento di fondi da parte della Regione per ristrutturare l'ospedaletto di Fano. Come Movimento 5 Stelle abbiamo portato diversi atti in consiglio comunale a prima firma del capogruppo Mazzanti e in quello regionale per far sì che si realizzasse la struttura. Adesso sarebbe molto bello personalmente intitolarlo ad Alessia, la prima bimba deceduta all'ospedaletto e che aveva commosso tutta la città. L'Assemblea legislativa delle Marche oggi ha osservato un minuto di silenzio per il sedicenne di Monteurano morto in un incidente stradale ieri mentre stava eseguendo uno stage formativo in termoidraulica. Testimoniamo la nostra vicinanza ai familiari di Giuseppe Lenucci. La sua è ancora una volta una morte inconcepibile, ha affermato il presidente dell'Assemblea Dino Latini. Quella della sicurezza nei luoghi di lavoro è una tematica che richiama le istituzioni e la comunità tutta ad un grande senso di responsabilità. E la Regione oggi ha presentato il progetto Facciamo Rete. 58 associazioni di volontariato si mettono a disposizione per fornire servizi di assistenza gratuita ai marchigiani per contrastare la povertà, la solitudine e il disagio sociale che si sono aggravati a causa della pandemia. L'iniziativa... Ecco, questo è un progetto... Un progetto che sostiene e aiuta i più fragili, i giovani e gli anziani per far sì che nessuno rimanga indietro dal punto di vista sociale. Con queste parole l'assessore regionale Giorgia Latini ha presentato l'iniziativa denominata Facciamo Rete, che coinvolge 58 associazioni per un totale di 800 sedi e circoli locali. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione della comunità un'ampia gamma di servizi di assistenza, dalla consegna dei medicinali al supporto psicologico, fino ai consigli utili per la gestione del caro bollette. Il tutto al telefono, in via telematica o in presenza Covid permettendo, contattando il numero verde 800 366 811 ogni giorno dalle 9 alle ore 18, esclusi i festivi. Il personale di Ampas Marche appositamente formato sarà a disposizione degli utenti per fornire una prima risposta, indirizzandoli in base alle esigenze verso le diverse organizzazioni del territorio che hanno aderito. L'intervento, come ha spiegato il presidente di Ampas Marche Andrea Sbaffo, si divide in tre macro aree. La prima riguarda il contrasto alla povertà per dare risposte a chi è senza dimora e altre forme di sostegno a situazioni di indigenza. Comprende azioni volte a sostegno psicologico a persone in condizioni di esclusione sociale e orientamento e reinserimento al lavoro. La seconda macro area prevede invece il contrasto all'emergenza epidemiologica con attività di sostegno a domicilio per persone in difficoltà o non autonome. Rientrano la consegna a domicilio di spesa, farmaci e beni di prima necessità, contrasto alla povertà educativa e a problematiche di apprendimento scolastico, ma anche azioni formative o consulenze per aiutare chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie e i servizi digitali. La terza, infine, mira a sostenere le associazioni, anche quelle più piccole e meno strutturate nelle aree interne, ad esempio sperimentando percorsi di formazione nell'ambito del welfare. È naturale che la pandemia ha colpito anche il mondo del volontariato, ma mettendoci insieme riusciamo a dare un servizio di prossimità a tutti i cittadini marchigiani. In questa maniera si riesce a razionalizzare le nostre forze e a dare tutti i tipi di servizi ai cittadini marchigiani che sono colpiti da questa pandemia che viene dopo un periodo della post-sisma e che attualmente, ad esempio, si va ad acuire con il caro bollette, perché comunque dati nazionali ci prevedono un aumento della nostra vita per circa 1.500 euro a famiglia a livello familiare. Insomma, dunque, ecco, è importante che queste associazioni riescano a sostenere il cittadino.
La Regione sostiene con oltre 800.000 euro questo progetto che si concluderà nell'agosto 2022 e che vede le Marche come regione capofila. Siamo un vero punto di riferimento, ha dichiarato Latini in conferenza stampa, perché il terzo settore nella nostra regione, ha detto, è un fiore all'occhiello e lavorare in sinergia ci permette di intervenire laddove le istituzioni non riuscirebbero. Questa è sussidiarietà, uno strumento che ci aiuta a rispondere alle necessità e ai bisogni delle persone in maniera efficace. È un progetto di cui la Regione Marche ne va veramente orgogliosa, perché già nel titolo c'è la visione politica che la Regione comunque si è prefissata, cioè dell'importanza del fare rete tra associazioni del territorio. E in questo momento della pandemia è ovvio che questa esigenza si è fatta ancora più forte, quindi questo progetto va a dare delle risposte concrete per aiutare la popolazione marchigiana più fragile. Il dottor Giancarlo Titolo è il nuovo direttore facente funzione pro tempore dell'unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina d'urgenza di Marche Nord. Ad annunciarlo è la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera, che con una nota riferisce la decisione della commissione riunitasi questa mattina per valutare le candidature pervenute. Infatti lo scorso 15 gennaio è cessato il rapporto di lavoro con Stefano Loffreda, non rientrato in servizio dopo 2 anni di aspettativa richiesti per l'espletamento dell'incarico in un'altra nazione, all'ospedale di Riyadh. La nomina di oggi è un'immediata risposta alle esigenze della cittadinanza, ha affermato il direttore sanitario Edoardo Berselli. Accetto con grande motivazione questo incarico, ha commentato invece il dottor Titolo. Il pronto soccorso è da sempre la porta dell'ospedale, mai come in questo periodo necessita di funzionare a pieno regime e in maniera efficace. Cercherò di portare la mia esperienza maturata in questi anni, ha concluso, con l'obiettivo di rispondere in maniera adeguata alle sfide che ci aspettano. L'incarico si prolungherà fino all'espletamento del concorso pubblico. E ci spostiamo al Lido di Fano adesso, perché oggi i residenti sono venuti a sapere della realizzazione di una cabina elettrica a pochi metri dalle abitazioni per alimentare l'impianto di sollevamento delle acque meteoriche di Piazzale Amendola. Mentre si organizza una petizione, la Lega Fano attacca l'assessore Fabiola Tonelli, che avrebbe deciso l'ubicazione senza nemmeno confrontarsi con gli abitanti della zona. Abitanti che hanno predisposto un rendering per mostrare quello che hanno definito uno scempio paesaggistico. Ilaria, i residenti sono preoccupati per la possibile realizzazione di questa cabina elettrica. Ci può spiegare nei dettagli di che cosa si tratta? Sì, beh, si tratta della realizzazione della cabina elettrica che poi dovrebbe alimentare la vasca di sollevamento acque di Piazzale Amendola. Però la cosa strana è che in tutti questi anni di progettazione non si è avuti un minuto di tempo per parlare con i cittadini, i residenti della zona, che a questa mattina non sapevano assolutamente nulla dell'ubicazione, ovvero una cabina di circa 6 metri di lunghezza per 2 metri e mezzo di profondità, che dovrebbe essere ubicata nell'unica zona verde che c'è del Lido, proprio in via dello Squero. Lei si è confrontato con l'assessore Tonelli? Ma assolutamente sì, perché diciamo che questa vicenda deve volgere al termine. Ci sono stati degli errori, ci sono state delle lungaggini e questa mattina ho interpellato l'assessore Tonelli per capire se era vero che questi cittadini non sapessero assolutamente nulla dell'ubicazione. L'assessore Tonelli si è scusata dicendo che non aveva ancora informato i cittadini, o almeno così ha riferito, e nei prossimi giorni ci sarà un confronto. Già da questo giovedì dovrebbe esserci una riunione che ci permetta di capire i reali motivi per i quali quella cabina deve andare lì, in un borgo meraviglioso, in uno scorcio dei più belli di Fano, piuttosto che in altre zone. E chiaramente coinvolgere i cittadini che vedono un danno d'immagine della città, un danno d'immagine per i propri appartamenti, per le proprie case. Ci sono anche delle attività ricettive economiche che svolgono la loro attività in quell'area. Ma questo argomento era già stato oggetto di discussione in Consiglio Comunale? Sì, abbiamo adottato una delibera che sostanzialmente siglava la servitù fra Enel e il Comune di Fano per la realizzazione della cabina in quell'opera, ma noi avevamo avuto altrettante delucidazioni e rassicurazioni sul fatto che i cittadini fossero al corrente dell'ubicazione, cosa che invece questa mattina non era accaduto. E poi la cosa strana è che ci sono altre ubicazioni che potrebbero essere idonee, sicuramente meno impattanti e che dovrebbero essere prese in considerazione.
E dopo l'intervista di venerdì scorso all'onorevole Vittorio Sgarbi, che aveva parlato di carriera come futuro sindaco di Pesaro, il ristoratore ha smentito la sua candidatura a primo cittadino della città della musica. Non ho alcuna intenzione di cedere al ricatto del clientelismo locale in cambio di voti, ha scritto l'imprenditore in un post pubblicato su Facebook. L'obiettivo, ha aggiunto Carriera, è quello di entrare in Parlamento alle prossime elezioni, previste nel 2023, come garante di tutti gli italiani che non sono più disposti a subire il totalitarismo degli ultimi anni. Con Vittorio Sgarbi e io apro, ha concluso nel post, stiamo lavorando su questo e presto batteremo a tappeto tutta l'Italia. Sta partendo nelle Marche l'attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. Interventi anche a Pesaro per la cassa di espansione sul fiume Foglia e a Fano per la difesa della costa. Lo annuncia l'assessore regionale Stefano Aguzzi, che rinnova l'impegno della regione per ulteriori 4 milioni di euro a favore del secondo stralcio delle scogliere di Metauriglia. Sentite. Sono arrivate dal Ministero della Transizione Ecologica dei fondi, esattamente 320.000 euro per la provincia di Pesaro Urbino, mirati alla prevenzione sul dissesto idrogeologico e l'erosione della costa. Noi abbiamo deciso di finanziare due progettualità, una su Pesaro per 90.000 euro per delle casse di espansione a chiusa di Genestreto, in modo che si possano prevenire delle piene del fiume Foglia che possono, diciamo così, apportare poi del rischio all'interno della città nelle zone abitate e nelle zone industriali. Un altro importante intervento invece noi lo prevediamo a difesa della costa in tutta la parte nord del litorale di Fano, dal porto fino a Fosso Seiore. Ci sono diverse situazioni di criticità in quella zona, di scogliere emerse che però sono ormai obsolete, in parte sprofondate, di alcune aree, la spiaggia dei Fiori e queste zone vicino di fronte a Gimarra, dove ormai il mare arriva spesso a ridosso della ferrovia e portare anche danni alla ferrovia stessa. Quindi su questo punto di vista noi mettiamo in cantiere 233.000 euro per la progettazione complessiva di quel tratto di costa, che sono diversi chilometri, in modo che una volta avuto i progetti definitivi noi potremmo poi accedere ulteriormente a fondi per via via portare a quei correttivi e quegli interventi necessari in quel tratto di costa. Quindi ecco, un'attenzione molto particolare, molto lungimirante per quel che riguarda la difesa della costa nella parte nord della città di Fano e lenire il rischio idrogeologico per quel che riguarda l'esondazione possibile del fiume Foglia all'interno della città di Pesaro. Da sempre io lavoro per prevenire piuttosto che curare. Rispetto a quanto detto, sono anche a rinnovare, visto che i giorni scorsi sono partiti i lavori nella zona sud di Fano per il salpamento delle scogliere in zona dalla foce Metauro fino a Metauriglia, sono, ripeto, a rinnovare l'impegno della Regione Marche per gli ulteriori 4 milioni che metteremo entro quest'anno a bilancio a favore del secondo stralcio, sempre per quell'intervento, perché sappiamo benissimo che il primo intervento arriva dalla foce del fiume Metauro a Metauriglia, ma non interessa direttamente gli stabilimenti balneari lì presenti, invece il secondo stralcio sarà proprio a favore del salpamento e del rifacimento complessivo delle scogliere anche di fronte ai vari stabilimenti balneari che oggi soffrono, insomma, di questa mancanza di spiaggia, avendo le scogliere proprio a ridosso e vicine alla ferrovia. Partiti dalla provincia di Latina hanno fatto tappa anche a Fano. Questa sera vi raccontiamo l'avventura di Christian, che sta facendo il Giro d'Italia in sella al suo cavallo Furia. Percorrere il perimetro dello stivale in sella al proprio cavallo è l'impresa del 39enne romano, ma di origine sarda, Christian Moroni, che dal 24 maggio dello scorso anno è partito insieme al suo quadrupede da Roccasecca dei Volsci in provincia di Latina. Lo scorso weekend Christian, insieme alla sua cavalla Furia, hanno fatto tappa a Pesaro e poi a Fano, dove è stato accolto dall'associazione Giacche Verdi. Christian, come mai questa avventura? Allora, i motivi sono tanti, ce n'è uno in particolare che aspetto a dirlo, non so se lo dirò, credo non lo dirò mai. È un mix di motivazioni che ci hanno portato a fare questa scelta. L'idea è nata esattamente 4 anni fa, perché eravamo stanchi della routine quotidiana, eravamo, diciamo, infelici, stanchi delle solite cose, della solita porta di casa il giorno, quindi solo al pensiero di rimanere per tutta la vita a fare
quello che stavo facendo diventavo matto, quindi ho deciso di cambiare vita. E un bel giorno sullo smartphone ho visto la cartina dell'Italia e ho detto, ci siamo detti io Furietta, circunnavighiamo l'Italia. E così in 4 anni di pianificazione più che altro mentale ci siamo armati di una grande forza di volontà e siamo partiti per questa avventura. Un lungo viaggio dove Christian ha incontrato tante persone e tante realtà diverse del territorio italiano. Non abbiamo mai più lasciato il mare fino a Ventimiglia. Da Ventimiglia abbiamo fatto un arco alpino nel limite del possibile perché siamo arrivati sulle Alpi in inverno e quindi siamo riusciti ad arrivare a Trieste senza nessun problema, un po' di freddo sicuramente. E adesso eccoci qui. Siamo qui e percorreremo l'Adriatico fino in Puglia e adesso ci aspetta l'Adriatico. Una coppia inseparabile e un lungo percorso che li vedrà coinvolti per altrettanti mesi. Furia, cavalla di 16 anni, è il primo pensiero per Christian che durante le giornate racconta attraverso i propri social network le giornate e le tappe. Durante il giorno io l'80% dei miei pensieri sono rivolti a lei e il resto degli altri 10%, 10-10, magari penso un po' a me e anche a raccontare il viaggio, perché io oltre a vivermelo lo racconto, quindi è molto dura riuscire a vivertelo e a raccontarlo nello stesso tempo. Qual è il messaggio che vuoi lanciare? È un paese meraviglioso, l'Italia, non bisogna dire stai attento che magari in Liguria non ti ospitano, lassù sono meno ospitali, non è vero, siamo un popolo di persone meravigliose, abbiamo ricevuto tantissima solidarietà perché siamo partiti senza soldi, ce l'abbiamo fatta, siamo partiti con 300 euro di risparmi terminati al 15° giorno, sono passati 8 mesi e grazie agli italiani che noi siamo qui e che stiamo affrontando questa avventura. E con questo servizio curato da Filippo Pucci chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato al PSR Marche, alla presentazione del bando denominato Sottomisura 4.1 sugli investimenti per migliorare le aziende agricole. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata su Fano TV.